Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo incontro che fa parte della serie di incontri Chiaramente Scienza organizzati dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti. Io mi chiamo Elisabetta Tola, sono una giornalista scientifica e oggi sarò la moderatrice, di questo incontro dal titolo Nuove forme di vita. È il primo incontro del 2009 e il 2009 è un anno piuttosto interessante per la scienza. Ricorre l'anniversario galileiano, ma ricorre anche l'anniversario di Darwin e anche l'anno internazionale della biodiversità. Tutte ricorrenze che in qualche modo ci portano a riflettere proprio sul concetto della parola vita, perché di vita parleremo oggi. È un tema naturalmente sempre aperto, sempre ricco di spunti e riflessioni, proprio perché è difficile definire, soprattutto in modo scientifico preciso, cosa significhi vita. Quello su cui ci concentreremo oggi, in particolare, sarà il tentativo di capire quali sono gli ingredienti, i componenti di un sistema vivente. E vedremo cioè come due branche, diciamo, delle scienze si incrociano proprio per arrivare meglio a dare questo tipo di definizione. Quali sono anche le sfide ancora aperte, le domande, che naturalmente sono sempre tantissime. Come tutti gli incontri di questo tipo, avremo due ospiti, due relatori, che quindi adesso prenderanno la parola e ci daranno una serie di temi di riflessione, una serie di contenuti su cui riflettere, ma poi un'altra parte molto importante, molto vivace di questi incontri è naturalmente quella dell'interazione proprio con il pubblico. Quindi fin da subito io invito tutti a formulare naturalmente mentalmente in una prima fase le domande che poi invece vorrete porre ai nostri due ospiti. Proprio per avere una discussione, quanto più vivace, quanto più plurale, quindi naturalmente raccomando fin da subito domande, considerazioni comunque brevi per dare spazio a tutti, per appunto ragionare attorno al significato di questa parola. I due ospiti di stasera sono Giuseppe Galletta, alla mia sinistra, dell'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Astronomia, e Gian Antonio Danieli, alla mia destra, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Biologia. Già così capite che stiamo guardando appunto al tema da due punti di vista, quello diciamo dell'attenzione tipica del mondo dell'astronomia, della ricerca in astronomia, e invece quella appunto delle ricerche nel campo della biologia. Partiamo dal professor Giuseppe Galletta, che appunto ci darà un insieme, diciamo, di informazioni, di riflessioni, ci accompagnerà in un percorso tra le ricerche che si fanno per cercare di capire quali sono gli ingredienti proprio, i componenti fondamentali per cominciare a parlare di vita. Il professor Galletta, abbiamo detto appunto, è dell'Università di Padova, è stato anche colui che ha attivato il primo corso universitario italiano di astrobiologia. Ci tengo a dirlo perché è una disciplina piuttosto recente, definita in questi termini, e poi avremo modo di chiarire con lui bene cosa vuol dire astrobiologia. Ed è una disciplina appunto molto affascinante. Io quindi do subito la parola al professor Galletta per cominciare questo percorso. Bene, buonasera a tutti. Affrontiamo questo problema essenzialmente con gli occhi dell'astronomo, cioè con gli occhi della persona che si chiede nello spazio se può esistere una qualche altra forma di vita. Come si è detto prima, come si è anticipato, noi non stiamo neanche cercando di definire cosa sia vita, semplicemente sappiamo che gli esseri viventi sulla Terra hanno certe caratteristiche. E l'aspetto molecolare, l'aspetto anche macroscopico di queste caratteristiche in qualche modo ci guidano. Ora, in realtà, l'idea che la vita possa esistere in tutto l'universo era abbastanza antica, perché se vogliamo risalire alla classicità greca, ai classici greci, Democrito parla dell'universo come un luogo in cui tutto è fatto dagli atomi, ma anche la vita è fatta dagli atomi. Allora, l'idea di Democrito è molto semplice. Lui dice: se la vita è fatta dagli atomi e gli atomi riempiono tutto l'universo, volete ve lo metto in italiano, non si sa mai, e allora tutto l'universo è pieno di vita.
Quindi, semplicemente, se la vita è fatta di alcune sostanze che lui chiama atomi, noi adesso sappiamo, si tratta di molecole, di organizzazione, di qualcosa di più che semplicemente una struttura, se queste strutture, se questi atomi, se queste sostanze io le trovo in un altro luogo che non sia la Terra, allora ho fatto già un piccolo passo per sapere più o meno come sia o dove sia o se mai è nata la vita. E può essere una giusta intuizione, diciamo che in mancanza di altri ragionamenti ci facciamo guidare da questa idea. Ora, in effetti, la ricerca scientifica, cioè l'astrobiologia, come si è detto, cioè questo insieme di discipline che invadono l'astronomia, la geologia, la biologia, ma anche, come abbiamo visto, la sociologia, la semiologia e così via, l'elettronica, la radiocomunicazioni, è una galassia appunto di tante cose messe insieme, questa ricerca scientifica ci ha suggerito l'idea che che altre forme di vita possono esistere nella galassia. Perché? E innanzitutto devo rinfrescare un po' la memoria, secondo le teorie attuali, le teorie diciamo che vanno più di moda, l'origine della vita sulla Terra prevede che i primi organismi esistenti siano stati sostanzialmente delle molecole di RNA, di acido ribonucleico. È la teoria che va sotto il nome di mondo RNA. Diversi propugnatori, tra cui De Duve, che è il premio Nobel per la medicina, mi sembra. E comunque la prima molecola, diciamo, vivente, tra virgolette, con tutti i limiti che può avere questa definizione, poteva essere una molecola di RNA, che vedete qui a sinistra, e questa molecola è fatta sostanzialmente solo di 5 atomi. È la miscela che viene detta PONCH, cioè fosforo, ossigeno, è un acronimo, fosforo, ossigeno, azoto, carbonio, idrogeno. È una molecola che è in grado di riprodursi autonomamente. Voi vedete nel centro alcuni componenti, sono le basi azotate, uno zucchero che è il ribosio e poi il fosfato, una molecola fatta di fosforo anche, che sono i pezzi, i mattoncini con cui io poi costruisco un DNA. Allora, la prima domanda che si fa l'astronomo è: questi atomi e queste molecole che hanno costituito la prima forma di vita terrestre, sono nati sulla Terra oppure no? Perché se sono nati sulla Terra, la vita è un fenomeno molto speciale. Se invece li trovo un po' dappertutto, non posso dire che c'è vita, ma diciamo ho delle buone chance. Però la vita terrestre ha delle particolarità, delle stranezze. Perché? È basata solo su 5 basi azotate, che si trovano sia nel DNA che nell'RNA, questo dal virus all'elefante, quindi tutti. Adenina, citosina, timina, guanina e nell'RNA c'è l'uracile al posto della citosina, mi pare. Scusatemi, non essendo biologo, temo. Poi le molecole biologiche hanno nella loro funzione, codificano, come si dice, 20 aminoacidi soltanto. Le molecole biologiche utilizzano degli zuccheri che hanno 5 atomi di carbonio, i pentosi, come il ribosio, il deossiribosio. Le molecole biologiche utilizzano aminoacidi a simmetria L, in pratica le molecole sono un po' asimmetriche, cioè un atomo è montato in un punto nello spazio tale che non si può semplicemente ridurla a una rotazione, come le nostre mani. Se io faccio così con le mani, il pollice sta da questa parte nella mia mano destra, ma non è la stessa cosa della mano sinistra, per quanto io la ruoti o la giri. Questa è una simmetria, viene chiamata chiralità come proprietà. Allora, le nostre molecole hanno solo aminoacidi L e soltanto zuccheri che sono invece D, cioè che polarizzano la luce, adesso una definizione un po' riduttiva, in senso levogiro, a sinistra o a destra. Poi c'è questa molecola del fosforo, il fosfato, che è importante, ma cosa molto importante, nel momento in cui avviene il meccanismo metabolico di riproduzione, eccetera, ad una codifica di basi prese a tre, per esempio adenina, 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 atenina, citosina, guanina, eccetera, eccetera, corrisponde la produzione di un particolare
aminoacido. È una cosa che viene chiamata codice genetico. Adesso sto banalizzandola un po' perché se no, ma immagino che diversi studenti o insegnanti ne abbiano già sentito parlare. Il codice genetico è una cosa abbastanza singolare. Non c'è una precisa ragione per cui queste tre combinazioni mi diano luogo per forza a questo amminoacido, però tutte le forme di vita terrestri lo usano. Quindi non è soltanto una questione di struttura, solo i 20 aminoacidi, eccetera, ma c'è anche un linguaggio dietro, che è come stabilire che la parola uomo rappresenta una cosa, la parola donna ne rappresenta un'altra in una certa lingua, che sta dentro. Ora, tutte queste stranezze possono essere spiegate con l'idea che tutti gli esseri viventi sulla Terra derivino da un unico essere vivente iniziale, il quale poi, evolvendosi in qualche modo, ha generato tutti. Allora, visto che siamo nei giochi degli acronimi, questo primo essere vivente viene chiamato LUCA, anche nella letteratura scientifica, che vuol dire l'ultimo antenato universale comune, Last Universal Common Ancestor. E per qualche ragione LUCA aveva queste caratteristiche e tutti i figli di LUCA, tutti siamo figli di LUCA, dal batterio all'elefante agli umani, hanno queste caratteristiche. Quindi, in parole povere, non sembrerebbe, a meno che qualcuno non trovi una spiegazione diversa nel futuro, che ci sia una ragione fisico-chimica perché le cose stiano così. Potrebbe essere solo una coincidenza. Se questa spiegazione viene accettata, guardate che dal punto di vista astrobiologico si apre un orizzonte immenso, perché se questo è vero è possibile che si formino altre forme di vita basate su altri meccanismi, su altre basi azotate, su aminoacidi. Nei libri di biologia c'è scritto ci sono più aminoacidi che stelle in cielo, perché le combinazioni sono enormi. E quindi non c'è una ragione precisa per cui le cose stia così. Un biologo una volta mi ha detto, ricordate Guerre Stellari, il bar intergalattico dove ci sono specie diverse che sentono la stessa musica, bevono gli stessi drink, respirano la stessa aria? Mi ha detto, questa cosa è veramente impossibile. Perché o c'è un meccanismo, un qualcosa di, tra virgolette, superiore, che dice che la forma di vita deve essere fatta così o no, oppure, se ci sono altre forme di vita, possono avere metabolismi diversi e sostanze che per noi sono ottime, nutrienti, per altri sono velenose. Per cui dice, passi che ascoltano la stessa musica, ma che respirano la stessa aria e bevano gli stessi drink, no, perché uno potrebbe essere steso da un cocktail che per l'altro è corroborante. Vabbè, e allora torniamo all'astronomia. Il primo passo, qual è il primo passo? Gli atomi delle molecole biologiche, il PONCH, in realtà non nascono sulla Terra, nascono dentro le stelle. Io ho preparato un'animazione che ci mostra il meccanismo in cui da miliardi di anni, forse 12, forse 14, adesso dipende un po' dalle stime dell'età della galassia e dell'universo, e nascono le stelle. Allora immaginatevi queste grandi nubi di gas che si vedono nell'animazione, fatte da idrogeno puro all'inizio, queste nubi sono così pesanti che il loro stesso peso le schiaccia, le fa collassare. Ma poiché queste nubi ruotano, per un principio di fisica che si chiama conservazione del momento angolare, man mano che si schiacciano tendono ad accelerare. E naturalmente, man mano che accelerano, si crea una forza fittizia, la forza centrifuga sull'equatore, anche qui sto dicendo le cose un po' così velocemente, che frena il collasso sull'equatore di rotazione, mentre il collasso procede tranquillamente lungo il polo. Il risultato è che questa struttura si schiaccia in un disco. Non si schiaccia solo in un disco, si comprime, è un gas che noi comprimiamo. È come quando gonfiamo le gomme di una bicicletta e comprimiamo l'aria, dopo un po' sentiamo che la pompa scotta, perché un gas compresso, se non disperde il suo calore, si riscalda. Bene, questo era una bolla grande quanto tutto il sistema solare. Si riscalda così tanto da diventare luminosa e diventa una stella. Quindi da 12 miliardi di anni tutte le nuvole che noi vediamo nello spazio diventano stelle. Queste stelle producono gli elementi chimici, l'idrogeno diventa elio, carbonio, azoto, e le stelle più grandi esplodono in queste grandi esplosioni che sono le supernove. Ora immaginatevi questa esplosione nel disco della galassia che lancia tutto questo materiale chimico, carbonio, azoto, ossigeno e lo sparge dovunque.
La galassia ruota e rimescola, come quando noi mettiamo lo zucchero nel caffè e lo mescoliamo. Che cosa succede alla fine? Dopo 12 miliardi di anni, le stelle hanno creato dall'idrogeno tutti, quasi tutti gli elementi chimici e le supernove li hanno distribuiti nello spazio, ma non solo nel punto in cui c'è una stella, ma dovunque nella galassia. Se così non fosse, la Via Lattea sarebbe un mare di idrogeno con tutto questo tesoro chimico chiuso nei nuclei delle stelle e noi non saremmo qui a discuterne, perché siamo fatti appunto di carbonio, azoto, ossigeno, che si trova e nato nelle stelle. Anche il metallo di questo microfono, anche tante cose che noi abbiamo qui, la pietra con cui sono fatte queste decorazioni della sala, sono nate in qualche modo, il silicio, gli elementi chimici sono nati nelle stelle. Bene, secondo passo. Questi atomi vengono sparati a 15.000 km al secondo nello spazio, rallentano e cominciano a raffreddarsi e formano delle molecole. Noi possiamo rivelare le molecole tramite i radiotelescopi. Vedete giù il radiotelescopio europeo a microonde dell'Osservatorio di La Siglia, adesso non funziona più perché l'ESO vuole fare un progetto ancora più grande sulle Ande. Dalle vibrazioni, rotazioni, dai salti degli elettroni nelle molecole, queste molecole possono essere viste da Terra con i radiotelescopi. Bene, ora vedete lo sfondo, non c'è un pianeta, non c'è il Sole, non ci sono alberi, piante, non c'è nulla di nulla, c'è un insieme di nuvole di gas e polveri scure. Se io studio la composizione di queste nuvole, guardate quanti tipi di molecole ci sono, sono molecole a 2, 3, 4, 9 atomi, 10, ma anche 12 o più atomi. Quindi nello spazio esistono già delle molecole, alcune delle quali hanno un interesse per la biologia e per l'astrobiologia, ve le illustro un po', perché sono o precursori, cioè molecole che servono per farne altre di interesse biologico, come l'acido cianitrico, l'acido formico ha quella componente COH che è il gruppo carbossilico degli aminoacidi. E quindi, vedete, già si trova nello spazio. L'acido acetico, che è precursore poi di uno zucco, la glicolaldeide, gli idrocarburi policiclici aromatici, catene di carbonio con 60 e più atomi sono i fullereni. Ma c'è anche la possibilità, c'è un punto interrogativo, che si sia stata rivelata nello spazio anche la glicina, che è un aminoacido. Ora, se queste molecole che si scoprono ogni anno sulla base di tecnologie che diventano sempre più raffinate, su frequenze che si spostano, quindi vanno verso frequenze più basse, cercano di trovare molecole più grandi. Noi siamo in grado di trovare molecole anche importanti per la vita nello spazio. Un'altra conclusione che possiamo fare è che non occorre necessariamente un pianeta come la Terra per fare molecole complesse. Quindi non la vita, ma i precursori, i pezzettini di montaggio, come quando si va all'IKEA, si compra una roba, poi si torna a casa, ci sono i pezzi. Non è detto che poi uno riesca a montarlo, però, diciamo, i pezzi ci sono. Il terzo passo, adesso ci serve un pianeta. Ebbene, anche questo risponde alle leggi della fisica. Abbiamo visto che il disco di gas che ha formato al centro la stella si è schiacciato, è stato frenato dalla forza centrifuga e quindi è diventato un disco. E questo disco viene chiamato disco protoplanetario. All'interno del disco, come mostrano le immagini sotto, i pezzi si uniscono, si formano insieme, prima per un processo elettrico, lo sticking, eccetera, eccetera, poi per collisioni, per aggregazioni, per urti, si fondono sempre di più finché questi granelli di polvere diventano grandi come montagne, dell'ordine dei chilometri, finché si scontrano e fanno finalmente dei pianeti. Questo è il meccanismo classico con cui si pensa sia formato il Sistema Solare. Però questo meccanismo da una parte ci dice che ovunque si possono essere formati pianeti, perché non è una specialità del nostro Sistema Solare, sono le leggi fisiche che dicono che accade così. Cioè non può esserci un meccanismo diverso. Io metto la nuvola di gas nello spazio fredda, questa nuvola deve collassarsi, deve diventare una stella. La stella deve produrre elementi chimici, li rilascia nello spazio, intorno si formano questi corpi aggregati che sono i pianeti.
Però questo ci dice che i pianeti nati vicino al Sole, che è una bella sorgente di energia molto calda, sono nati a temperature sopra o intorno ai 1000 gradi centigradi, sono piccoli e rocciosi. E questo è proprio quello che vediamo. Mercurio, Venere, la Terra e Marte sono fatti principalmente da composti non volatili, cioè da tutto quello che se mettessimo in forno non evapora. Metalli, silicati, cioè sabbia, rocce e così via. Mentre invece i pianeti lontani hanno questo nucleo di roccia, ma poi sono delle grandi bolle di idrogeno, carbonio, azoto, ossigeno, che sono proprio le molecole della vita. Ma questo ci crea un problema. Perché? Se la Terra è nata a 700 gradi, era sterile. È inutile che ci fossero nello spazio aminoacidi o che so io. Nel momento in cui il pianeta si è formato, era così caldo che tutto era stato bruciato. E quindi la vita dovrebbe ripartire da zero. Cioè, non bastano 14 miliardi di anni di vita della galassia e dell'universo. Nel momento in cui è nata la Terra, 4 miliardi e 6 di anni, tutto è stato azzerato e ricomincia. Nonostante ciò, l'analisi chimica delle rocce più antiche ci mostra che già a 3,8 miliardi di anni fa, quindi poco dopo che questa Terra caldissima, praticamente una bolla di magma, una sfera di magma, anche se è improprio perché c'erano delle sostanze non fuse e altre fuse, nel momento in cui si è raffreddata, circa 200 milioni di anni dopo, 300, 400 al massimo milioni di anni dopo, già apparivano delle tracce chimiche di vita, cioè esisteva un arricchimento di carbonio delle rocce che oggi è tipico degli esseri viventi. E già a 3,46 miliardi di anni appaiono i primi fossili. Vuol dire che la vita, quando nasce, o è un fenomeno esplosivo, cioè quando arrivano le condizioni giuste si monta subito, oppure che la vita non è nata sulla Terra, che di nuovo siamo con la scatola di montaggio. La vita ha i pezzi prodotti nello spazio e la Terra li monta. Le due conclusioni presentano a sua volta portano a strade estremamente diverse. La vita nasce solo sulla Terra, è un fenomeno unico, siamo soli nell'universo. La vita invece solo montata sulla Terra, tutto è possibile. E allora, da dove può essere venuto questo? Nella parte esterna del Sistema Solare, questo benedetto disco era abbastanza freddo da tenere le sostanze organiche. E infatti le comete o alcuni tipi di meteoriti, come le condriti carbonacee, mi mostrano di contenere aminoacidi, lipidi, fosfati, quindi c'è il fosforo, c'è lo zolfo, eccetera, ma addirittura, come ne mostro in questa immagine, in una condrite carbonacea sono state trovate delle citosine, delle timine, cioè delle basi azotate, simili ma non uguali a quelle terrestri. Il fatto che siano simili, che siano destrogire e levogire le molecole trovate lì, vuol dire che non sono dovute a una contaminazione terrestre. Perché se io raccolgo un meteorite, o il ragazzino lo trova in campagna, se lo mette in tasca, sapete quanti batteri ci sono dentro, per cui... Invece questi sono proprio diversi da quelli terrestri. La caduta di comete, quindi, durante la formazione della Terra e la caduta continua di polvere interplanetaria potrebbero aver portato acqua ricca di sostanze organiche, quindi di nuovo la vita, la Terra come la culla della vita. La conclusione di questa cosa. Dunque, se i componenti essenziali della vita possono essersi formati nello spazio, ovviamente non è solo la Terra ad averla, ma anche altri pianeti diversi dalla Terra. Adesso noi ci siamo limitati al Sistema Solare, ma intorno ad altre stelle l'astronomia ha scoperto che tutte le stelle in formazione sono circondate da dischi protoplanetari e che addirittura alcune stelle vecchie hanno ancora il disco protoplanetario. Quindi la formazione dei pianeti è veramente un fenomeno galattico, universale. E non basta, sono stati trovati anche pianeti intorno ad altre stelle. Ho dato un'occhiata al sito exoplanet.eu, che è quello che contiene l'enciclopedia dei pianeti extrasolari, è in Francia, ma si collega immediatamente con la lingua del sistema operativo, per cui se uno la va a guardare in italiano, lo trova in italiano. Il 6 febbraio 2009 sono stati scoperti 339 pianeti intorno a 288 stelle, vuol dire che sono stelle che hanno più di un pianeta. Purtroppo non sono come la Terra, anche perché la nostra tecnologia ancora non ci permette di scoprirli. Si è tanto parlato sulla stampa,
È stato trovato un pianeta simile alla Terra e 1,8 raggi terrestri, cioè due Terre. Però poi sono andato a guardarmi i dati, non con gli occhi, scusate, del giornalista o così, ma con quelli dell'astronomo, del fisico, e 11 volte la massa della Terra è così concentrata la densità del piombo. Quindi difficilmente assomiglia alla Terra, che ha una densità media 5, e qualcos'altro. Forse neanche un pianeta, adesso si capirà. Bene, concludo questo punto dicendo, guardando questa sterminata varietà di stelle che ci sono nella Via Lattea e sapendo che nel giro di pochi anni, affinando le tecniche, si potrà arrivare ad abbassare la soglia di scoperta a pianeti come la Terra. Allora i casi sono due, o si trovano o non si trovano. Se non si trovano, non ci sono, cioè vuol dire che c'è qualche cosa nei ragionamenti che abbiamo fatto che non funzionano, oppure si potrà trovare un pianeta come la Terra. Di nuovo, a questo punto è una questione di tecnologia. Cioè, se io potessi amplificare così tanto la luce di questo pianeta per farne un'analisi spettroscopica, cioè vedere che elementi chimici ci sono nell'atmosfera, potrei trovare un'atmosfera con delle impronte che sono quelle della vita. E quindi potrei dire c'è vita in un altro pianeta, senza ovviamente doverci sbarcare o cose fantascientifiche. Ecco, questo è il nostro punto di vista fin qua. Ringraziamo il professor Giuseppe Galletta, credo che ci abbia dato, appunto, come immaginavamo, una serie di spunti, ma anche le domande su cui stanno lavorando in questo momento gli astrobiologi. E mi sembra molto interessante proprio terminare questo primo percorso con una domanda aperta, cioè è possibile o no trovare, per esempio, altre forme di vita, e vedremo se appunto le domande poste inizialmente in qualche modo avranno o no una risposta. Ci spostiamo quindi dall'astronomia al punto di vista della biologia col professor Gian Antonio Danieli, che è appunto un biologo, che insegna, è professore di biologia applicata presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Padova, è una lunga carriera nell'ambito della biologia, e vedremo adesso qual è il punto di vista particolare, perché l'oggetto che abbiamo al centro oggi di interesse è proprio quello di analisi dell'oggetto biologico, cioè non parliamo di vita in senso teorico, metaforico, filosofico, stiamo cercando di capire, di dare una definizione proprio dell'oggetto biologico. Professor Danieli. Grazie, buonasera. Il problema che io cercherò di delineare è estremamente complesso, nel senso che per tutti il concetto di vita è quasi acquisito da quando siamo nati, insomma. Ci sono tantissime forme di vita, animali, vegetali, batteri, virus, eccetera, eccetera. Quindi, nonostante questo, come si diceva prima, una definizione di vita su cui tutti si trovino d'accordo non è stata ancora trovata, per le difficoltà proprio di definire questa proprietà. In compenso, invece, le conoscenze, come vedrete, recenti, derivate dalla genetica molecolare, dai sequenziamenti dei genomi, eccetera, eccetera, hanno contribuito allo sviluppo di un'altra branca, diciamo, che porta nella direzione, non dico del chiarimento di che cosa sia vita, ma di cosa è necessario perché un oggetto diventi vivo, cioè che ci sia la formazione di qualcosa di vivo. Allora, io ho messo qui due cose che si trovano sui disegnetti in internet, di cui questo Adventures in Synthetic Biology, che sembra un fumetto, in realtà se voi andate a vedere sotto c'è The MIT Synthetic Biology Working Group, che è una cosa serissima di cui dirò dopo. È una copertina così un po' accattivante, vedete schizzare questa specie di ameba verde, perché naturalmente le cose strane sono sempre verdi, e questo bisogna ricordarselo. Quell'altro in camicia verde, non so a quale specie appartenga, comunque lasciamo perdere. E vicino ho messo un altro titolo che ho trovato, anche questo molto, diciamo, accattivante: Deconstructing and Reconstructing Life, cioè sarebbe demolire e ricostruire la vita. Non è proprio così, perché in realtà quello di cui parlerò sarà
una prospettiva di ricerca che cerca di smontare, cioè di dissezionare, diciamo, gli oggetti biologici e poi utilizzare queste conoscenze per provare a costruirne in maniera artificiale di nuovi. Quindi questa è una sfida certamente non soltanto intellettuale ma tecnologica. Devo cominciare per forza da una definizione che non è che vada bene per tutto, però per quello che diremo stasera è abbastanza adeguata, insomma. Cioè, oggetto biologico è un particolare stato di aggregazione, di organizzazione della materia. Parliamo solo di materia, la fisica, la chimica, la biologia si possono occupare solo di materia, cioè di cose fisiche, non di cose metafisiche. Corrispondente a questa materia a una massa di reazioni chimiche. Non c'è dubbio che nel nostro organismo siano quotidianamente, sempre, in ogni istante, una quantità di reazioni chimiche che sono mantenute da un costante apporto di energia, se noi non mangiamo non si campa, e sono mantenute in relazioni strutturali, la struttura delle nostre cellule, tutte le relazioni del sistema nervoso, eccetera, tali da definire un ambiente interno, quello interno del nostro organismo, per esempio da quello esterno. Questo vale anche per le singole cellule. Una singola cellula va bene questa definizione. Allora, questa è una schematizzazione, allora quella specie di rettangolo azzurro intorno è la superficie che delimita l'esterno dall'interno. All'interno noi abbiamo in quasi tutti gli organismi, anche i più semplici, un contenuto di informazione, cioè il genoma, e le reazioni chimiche che si svolgono all'interno, e in particolare che trasformano energia in lavoro, è energia W lavoro, sono delle reazioni chimiche che sono determinate dalla disponibilità di proteine che hanno azione enzimatica, che sono prodotte su informazione del genoma, ma come vedete in quelle freccette che vengono dall'esterno, sono condizionate anche da segnali chimici o fisici che vengono dall'esterno, quindi dall'ambiente dove sta questo oggetto. Quindi ci sono dei controlli diretti o indiretti su molte cose. Vedete anche che ci sono delle frecce rosse che vanno verso il genoma, non soltanto le frecce azzurre che entrano, che escono, diciamo, dal genoma e vanno verso le reazioni chimiche. Quindi vuol dire che il genoma stesso è sottoposto a una serie di azioni che in qualche misura ne condizionano il funzionamento. Quindi, se volessimo fare una cosa proprio portata all'estremo, in sostanza il genoma, anche il nostro, viene, virgolette, letto, cioè messo a operare, da ciò che riceve da fuori. Cioè, se non ci fosse l'ambiente, se ci fosse un genoma lì chiuso dentro, non farebbe assolutamente niente. Ecco, questo giusto per mettere un po' a posto le cose. Allora, nelle nostre conoscenze attuali di una cellula, per esempio una delle nostre cellule, ma anche una cellula batterica, c'è un genoma, questo genoma produce un RNA, questo RNA produce delle proteine e tutte le funzioni cellulari, sia quelle degli organismi unicellulari, sia quelle delle nostre cellule, sia quelle degli organismi i più complessi che possiate immaginare, sono regolate da reti di interazioni. Ecco, una cosa che sfugge normalmente è che, siccome si parla della biochimica in cui c'è un composto con un altro composto con un altro composto, in realtà non si pensa alla miriade di interazioni che ci sono in tutti i livelli. Allora, se per esempio immaginiamo che i geni stiano su un piano e le proteine stiano su un altro piano, in realtà non sono separati questi piani, ma noi sappiamo che ciascuna proteina è codificata da un gene. Allora, se vedete lì, per esempio, ci sono dei geni che sono dei segmenti di genoma, alcuni sono corti, geni corti, alcuni sono lunghi, geni lunghi, ma vedete che non c'è una corrispondenza tra dimensione del gene e dimensione di quel cerchio che vedete sotto, perché quel cerchio significa semplicemente abbondanza della quantità codificata da quel gene. Quindi, per esempio, ci possono essere dei geni piccoli che fanno un prodotto in grande quantità. Quello che è importante però vedere che sul piano inferiore sono questi cerchi che rappresentano le quantità dei diversi prodotti legati tra di loro, e quindi sono due cerchi grandi legati da una connessione, dei cerchetti più piccoli legati da un'altra connessione. Sostanzialmente
questa è una rete in cui ci sono dei nodi, quelli più grandi, che sono connessi con tanti altri prodotti. Quindi c'è, per esempio, in questo disegno schematico, una serie di interazioni al cui centro sta un prodotto prodotto da un gene, che sta uno dei tanti che stanno lì sopra, connesso da un'unica relazione univoca con un altro gruppo che è accentrato intorno a quel prodotto che ha queste relazioni. Questo lo dico per una cosa che adesso vedrete tra un momento. Allora, queste relazioni non sono stabili, cioè dipende da quanto prodotto viene fatto da ogni singolo gene. Ogni singolo gene può produrre di più, di meno, essendo regolato da quelle connessioni che si diceva prima, che vengono anche dall'ambiente, ambiente interno, ambiente esterno. Da pochissimo si comincia a ragionare in termini di queste reti. Da pochissimo vuol dire 2001. Nel 2001 due matematici hanno considerato, dopo le tragedie delle Torri Gemelle, un problema molto serio. Vediamo com'è la rete dei computer che sono funzionanti nel mondo, perché se a qualcuno viene in mente di scassare i computer si ferma veramente tutto. E hanno fatto un'analisi e hanno dedotto che sostanzialmente le reti dei computer in realtà hanno pochi nodi cruciali, pochissimi, per fortuna, perché vuol dire che una rottura, un guasto in un punto qualsiasi, quindi un guasto casuale sulla rete, non fa tanto danno. Si rompe lì, cioè se per esempio va giù il server del mio dipartimento, ne soffro, ma il mondo va avanti lo stesso. Se per disgrazia andassi in malora il server, insomma, il nodo che connette la catena, che connette l'Europa agli Stati Uniti, beh, c'è un grossissimo danno. Non è neanche questo la fine del mondo, però molto più grosso, perché questi sono nodi invece molto importanti, cruciali. Perché dico questo? Perché si capisce che anche nell'organizzazione interna della rete delle nostre proteine ci sono alcuni nodi che sono critici, altri invece che non lo sono, sono delle cose di minore importanza. E l'altra cosa è che se per caso, appunto, c'è una variazione nella produzione di una certa proteina, questa proteina può diventare, la vedete, prima era un circoletto nero, adesso diventa un circoletto rosso, e si mette in relazione, a causa della sua della presenza di questo prodotto, anche con altre cose, quindi può cambiare quello che si dice la topologia, cioè la struttura, diciamo, della rete di interazioni. Lo dico questo perché è un punto fondamentale della biologia, questo punto fondamentale, però molto recente. E da questo punto è emersa una nuova disciplina che si chiama System Biology, cioè la biologia dei sistemi, cioè si studia non più la biologia ma il sistema, cioè come è conformato e come funziona. E questo, da questo ha origine quanto poi diremo tra un momento. Allora, siccome il sequenziamento, cioè quindi la lettura del DNA degli organismi, ormai è diventato, non dico uno sport, ma insomma è diventata una cosa molto facile. Non solo il genoma umano, ma prima il genoma umano, il genoma di lievito, e poi oggi di moltissimi genomi di microorganismi. Allora è venuto in mente una cosa. Proviamo a vedere qual è il numero minimo di geni che è in grado di sostenere un'attività, virgolette, vita. Cioè un batterio, per esempio, che rimanga vivo. Allora si può, con sistemi diversi, su cui non mi dilungo, praticamente colpire un gene dopo l'altro e vedere vive o non vive il batterio che ha perduto questi geni, vive o non vive. Allora si scopre che in realtà in natura sono necessari, per esempio per il Bacillus subtilis, che è un batterio di quelli che si usano per gli esperimenti, sono necessari oltre 4.000 geni, che sono la sua dotazione naturale, diciamo. Ma se io prendo questo Bacillus subtilis e lo tengo in laboratorio a vivere dentro un bel brodo di quelli da laboratorio ben nutrito, il Bacillus subtilis ha bisogno soltanto di 271 geni, che sono verosimilmente quelli proprio essenziali, legati tra loro da una rete semplice ma necessaria.
Allora, il notissimo Craig Venter, di cui avrete sentito sicuramente parlare, è quello che ha fatto mari e monti per arrivare a primo nella corsa del sequenziamento del genoma umano, perdendo per sua sfortuna, ma per nostra fortuna, perché altrimenti non sapremmo niente, avrebbe tenuto tutto chiuso dentro il suo Serera Genomics Institute e avrebbe fatto pagare a chi voleva vedere le sequenze. Per fortuna questo non è stato, ma questa è un'altra storia. Comunque lui si è buttato su un'impresa molto interessante. Dice: vediamo il genoma di un organismo proprio semplicissimo. Il genoma semplicissimo è una schifezza che vedete lì, dico schifezza perché è molto patogeno. Per esempio questo micoplasma è responsabile di polmoniti molto perverse. Io ho avuto esperienza personale, quindi posso dire che è proprio una schifezza. Allora, questo micoplasma ha 484 geni, quindi molto meno di quelli che, dell'altra volta, che erano 4100. E allora provate anche lui, diamogli delle botte, vediamo quanti servono di questi geni. Beh, in questo caso siamo 430. Quindi non ci sono, diciamo, numeri magici, cioè ci vuole un certo numero di geni, eccetera. Dipende da che cosa? Dipende da com'è l'organizzazione interna. Il micoplasma è non è neanche un batterio, è qualcosa che misura mezzo micron, quindi mezzo millesimo di millimetro di lunghezza, e però ha un'attività patogena, vive in natura, eccetera, eccetera. Quindi non è un numero di geni, probabilmente sono quei geni che ci sono. Beh, qui vedete in questo cerchietto, questo è il genoma, i geni sono quelli rossi, le freccette rosse sono quelli che stanno sulla emielica, diciamo, che va in quella direzione, il DNA è a doppia elica, sull'altra emielica ci sono degli altri, quindi tutta quanta l'informazione è proprio impacchettata dentro in una lunghezza relativamente modesta, perché sono soltanto 580.000 nucleotidi, quindi è una cosa molto piccola. Però questo ci ha detto che cosa? Andando a vedere quali sono i geni del micoplasma, quelli che sono lì dentro, si è scoperto che sostanzialmente afferiscono a quattro gruppi di funzioni. Allora, uno che vedete in basso alla vostra destra, se non mi sbaglio, è scritto nucleotide biosintesi, sintesi dei nucleotidi. Quindi la produzione degli elementi costitutivi del DNA. Poi ne vedete uno in mezzo che è metabolismo dei carboidrati, vedete in alto carbohydrate metabolism, e poi alla vostra sinistra vedete fosfolipid biosintesi, la biosintesi di fosfolipidi che sono importantissimi per la membrana che racchiude e che separa l'interno dall'esterno. E poi c'è una categoria di altre cose che vedete sulla membrana, cioè sulla parte limitante, che sono delle molecole che fanno da controllori del traffico tra interno e esterno. Quindi questo è tutto. Per fare una roba tipo un oggetto, ecco, per dire, di usare non una roba, ma un oggetto biologico come micoplasma, ci vogliono queste componenti. Queste componenti, cioè, però, sono catene di reazioni. Allora è venuto in mente a qualcuno di provare a fare qualcosa di rovescio, cioè di prendere delle cose, cioè delle molecole, che sono state chiamate biobricks, cioè mattoni biologici, vedete tra un momento, e di provare a vedere quali di queste possono essere montate fra di loro per fare delle cose che somiglino a quelle biologiche. Assemblandole, prima sulla carta, come si fa con i circuiti, quando si fa disegnano un circuito elettronico, e poi invece poi in laboratorio. Allora, si parte da un concetto molto semplice, ogni gene è un pezzettino di DNA, a monte di questo pezzettino di DNA c'è un altro pezzettino di DNA che è il regolatore, cioè in pratica ci deve essere una proteina che si lega con questo pezzettino, e sarebbe quella roba dove ci sono quei pallini, uno celeste e gli altri marroncini, e c'è la freccia che va verso il gene, che quindi quando c'è il legame di una proteina lì, è una specifica proteina, si attiva il gene. Quindi praticamente c'è un evento di attivazione della trascrizione, cioè la produzione dell'RNA, e poi un altro segnale che dice smetti, basta. Ecco. Allora, avendo questo in mente,
all'MIT, appunto, Massachusetts Institute of Technology, di cui al cartoon che abbiamo visto all'inizio, ormai hanno un catalogo, non è un database, ma proprio un catalogo di 1400 pezzi di DNA codificante che fa diverse cose. Gli hanno dato dei simboli, che vedete lì, per cui ogni anno fanno una specie di competizione chi fa la roba più carina sulla carta, naturalmente, che funzioni però secondo le cose. E quindi, teoricamente, uno che chiamano o synthetic biologist o biological engineer, non so cosa, ma comunque si può prendere il lusso di progettare gli organismi semplici così come si progetta un computer. Quindi usa queste cose. Voi direte, sono giochini da bambini. In realtà non è proprio così, perché questa produzione di BioBricks si basa sulla conoscenza delle proprietà di geni codificanti che sono di diversi organismi. Vedete alla vostra sinistra, per esempio, che il primo, SAM5 e SAM8, sono di Saccharomyces. Saccharomyces è il lievito. Il secondo di Pseudomonas, che viceversa è un batterio che ha capacità di fluorescenza. Quelli invece della riga sotto sono da una pianta. Comte, quello a destra, è da Medicago, una pianta anche questa ben nota, insomma, e così via. E vedete che ci sono quelle freccette di cui quelli a sinistra sono BioBricks già noti e ben fatti, insomma. Quegli altri sono dei geni che vengono identificati con proprietà interessanti. Si manda, dice, gene sent to gene art for synthetic synthesis, una sintesi sintetica, insomma, più sintetica così non potrebbe essere. Comunque lo mandano a un'azienda che fa il DNA secondo quella serie di nucleotidi e manda al laboratorio il DNA completo. Questo DNA sintetico funziona ovviamente come il DNA quello naturale, non c'è nessuna differenza. Si fa un costrutto, si dice così, si legano questi pezzi e si provano, per esempio si possono, per provare se funzionano, se fanno quelle cose che chi aveva inventato questa commistione aveva programmato, si va a vedere se per esempio messo questo DNA nuovo nei batteri produce quel prodotto che ci si aspettava. Questo è una cosa di routine, ormai lo fanno anche nei laboratori di esercitazione, insomma, cose di questo genere, di fare le trasfezioni, di usare i plasmidi per fare certe cose. Ma quello che a me ha un po', diciamo, sorpreso è che questa cosa che fa parte di questo metodo, diciamo, di mettere insieme i pezzi, eccetera, eccetera, questa figura qui è presa da un'azienda di Edimburgo che fa yogurt. Va bene? Quindi voglio dire che non ci vuole le cose scatenate. E questa è una sequenza di tre pezzi funzionali, di cui il primo prende il PTG, non importa quale sia, produce H2, H2 muove il secondo, che vedete da sinistra a destra, e poi questo LAC1, su quello sopra, produce YFP. Non importa che cosa siano, ma voglio dire, c'è una catena di reazioni legata una all'altra, e questa funziona. Allora, qui la cosa è troppo complicata, diciamo, perché non si vede, soprattutto, perché purtroppo non ho trovato un'immagine chiara. Però vi posso dire cosa sta sulle ordinate, cosa sulla scisse. Praticamente sull'asse della scisse ci sono, vediamo se riesco a leggere, no, non riesco a leggere anch'io, quindi va bene. Comunque, dove vedete il... Sì, dal naturale al sintetico. Ecco. Cioè, praticamente a sinistra avete le cose naturali, per esempio, non so, i nucleotidi, le cose che si trovano in natura, e viceversa, alla vostra destra, seguendo la freccia, avete qualcosa che è interamente sintetico. E invece, nell'altro asse, avete la complicazione delle strutture. Allora passate da molecole a molecole polimeriche, aggregati di proteine e poi via via a cose più complesse che sono per esempio una protocellula, chiamiamola così. La cosa interessante è che di tutto questo, se voi vi spostate nella diagonale, arrivate a quel quadratino in alto dove si tratta di una
chiamate encapsulated complex system, cioè vuol dire che si prendono dei fosfolipidi che formano da soli in soluzione delle micelle, quindi che si chiudono, e ci si mette dentro dei prodotti artificiali, anche questi, che si va a vedere se funzionano o non funzionano. Devo dirvi che queste cose già ci sono, alcune che funzionano, certo non sono in grado di replicarsi, però dentro una micella si può produrre sostanze derivate da qualcosa che entra, qualcosa che esce, eccetera. Allora, vedete da quanto è qui che nella parte a destra, alla sinistra, scusate, della figura, c'è scritto The Emerging Synthetic Biology Industry. Sta diventando una cosa industriale. E vedete che si parte da sotto, da queste DNA Synthesis Foundries, cioè fabbriche di sequenze di DNA, e poi ci sono una quantità di utilizzatori di queste sequenze di DNA che partono semplicemente dalla sintesi chimica, non c'è niente altro. Allora, nella parte a destra vedete questo personaggio che già c'ha l'aria inquietante, che è sempre questo Craig Venter di cui parlavo, in cui è metà, come si vede, manager e metà invece scienziato. Personaggio molto interessante, intelligentissimo, eccetera, eccetera, però lui si è inventato una cosa che, andando in questa direzione, lui ha cominciato a brevettare tutto ciò che produce. E non per questo c'è scritto United States Patent and Trademark Office, la stemma dell'ufficio brevetti degli Stati Uniti. Lui ha brevettato una quantità di queste cose, una quantità. E la cosa interessante e anche un po' allarmante è che non si sa cosa siano, perché sono brevettate. Lui non dice che cosa siano, lui ha brevettato il sistema per produrre, e dopodiché c'ha queste cose che hanno delle sigle e che lui sa che cosa sono, ma gli altri non possono saperlo, a meno che non parlino con lui, e lui forse a pagamento, forse dietro una cessione di brevetto, che cosa farà. Questa è una cosa interessante, ma che viene segnalata come una cosa importantissima, perché in questo caso non c'è niente da dire, no, ma ha brevettato la vita, ha brevettato... No, lui ha brevettato le cose che sono fatte con la chimica, insomma, quindi è come se uno brevettasse un nuovo polimero. L'altra cosa inquietante è questa, che immaginiamo che una di queste cose che ancora non ci sono, ma sono in fase di avanzata costruzione, venisse rilasciata per sbaglio da un impianto o industriale o di prova o un prototipo, eccetera. Come si fa a trovarlo? Perché si tratta di cose molto piccole, sono microrganismi. Allora uno dice, beh, io ho a disposizione una tecnologia che è quella di DNA chip. DNA chip sono praticamente delle superfici su cui sono piantati dei pezzettini di DNA di diversi microrganismi patogeni. Se prendo, per esempio, un po' di aerosol, cioè di una cosa che si trova nell'aria, catturandolo in qualche modo, oppure uno sporco che c'è per terra, scusate, un po' di terreno, quello che è, insomma, e estraggo il DNA da questo sporco, come fanno i RIS di Parma, insomma, no? Ecco, e lo metto a contatto col DNA chip. Se c'è in questo DNA qualcosa di batteri patogeni, vengono individuati da un sistema di rivelazione che è molto, molto importante e molto efficiente. Però spero che avvertiate un problema serissimo, che si può riconoscere soltanto ciò che si conosce. Cioè io posso riconoscere, non so, lo stafilococco se so che esiste lo stafilococco, se ho il DNA dello stafilococco, ma se non ho nessun campione di quelle cose che ha in mano Venter, non posso riconoscerlo. È chiaro questo discorso, perché è un punto fondamentale. È un punto fondamentale perché? Perché è una cosa di cui nessuno parla, è della relazione tra la synthetic biology e la possibile applicazione militare. Perché se io non posso riconoscere qual è l'agente patogeno, chi ce l'ha ha in mano un'arma irriconoscibile, tanto perché è microscopica, va bene, ma se non ha nessun sistema per rivelarla, non si può fare assolutamente niente. E questo non me lo invento io, ma c'è scritto lì sotto
Institute for Ethics and Emerging Technology 2008. Ecco, io non so cosa faccia la signorina con questa affare in mano, ma comunque ad ogni modo dovrebbe essere più preoccupata di quanto non sembri, insomma, ecco. Io credo che questo sia un messaggio che deve essere dato, perché altrimenti, per tornare alla prima parte, all'inizio, vedete, il messaggio che viene dato viceversa è molto rassicurante. Molto rassicurante. Ci sono questi rospi verdi là che saltano di qua e di là, c'è una bella ricercatrice tutta contenta del suo lavoro, c'è quell'altro in camicia verde che aspetta di avere anche lui la cosa verde tra le mani, eccetera, eccetera. Credo che questa sia una prospettiva che vada segnalata, insomma. Non toglie niente adesso sul fatto che neanche in questo modo siamo in grado in questo momento di definire cosa sia la vita. Però diciamo siamo in due fasi in cui ricerche diverse stanno procedendo, su questo non c'è dubbio. Speriamo che questi procedano per il verso giusto e che non finiamo invece ammalati di qualche malattia strana. Grazie. La ringraziamo anche per essere... Voglio ringraziare. Ecco, volevo ringraziare anche il professor Gian Antonio Danieli. Questo percorso che abbiamo fatto, partendo dalla ricerca che si fa nello spazio per capire i componenti della materia, quelli che sono i componenti chimici di quello che poi va a costituire vita, e poi arrivare invece alle frontiere della ricerca in biologia, dove sappiamo quali sono e come sono assemblati questi componenti in quegli oggetti che noi chiamiamo, per esempio, cellule, che sono la base degli organismi come li conosciamo, ma poi il tentativo di andare oltre, costruire degli oggetti che, per semplificazione, come diceva il professor Danieli, e quindi andando a togliere, per esempio, pezzi di DNA, o invece per sommatoria, andando a mettere insieme pezzi di DNA e componenti, andiamo a costruire oggetti che possono avere diverse applicazioni. Questo poi sarà forse anche oggetto di discussione. Quest'ultimo punto sollevato dal professor Danieli credo sia una domanda molto importante su cui riflettere, no? Quali sono poi alcune di queste possibili potenziali applicazioni? Però il professor Danieli ci ha lasciato con una domanda che è anche con una considerazione si può riconoscere soltanto ciò che si conosce. Allora, prima di aprire al dibattito, io passerei nuovamente la parola al professor Galletta per una piccola un ulteriore pezzetto di percorso, perché una delle ricerche, anzi uno dei campi forse di ricerca più affascinanti degli ultimi anni è tutto quello che riguarda il pianeta Marte. Cioè, torniamo nuovamente fuori, stiamo cercando la vita su Marte da tanto tempo in realtà. Non so quanti di voi se lo ricordano, ci sono persone un po' di tutte le età, ma il marziano nel nostro immaginario ha man mano negli anni assunto anche sembianze diverse, no? Più o meno umane a seconda anche del periodo storico. Era verde anche quello, c'è sempre un verde di mezzo. C'è una ragione forse. Ecco, c'è una ragione. Allora, professor Galletta, stiamo però continuando a cercare la vita su Marte, sì. Non abbiamo assolutamente smesso di farlo. No, ci sono tanti posti nel sistema solare, non tanti, ma insomma abbastanza, come il satellite di Giove Europa, come Ganimede, come Titano nel sistema di Saturno. Però il candidato migliore è Marte. Noi dobbiamo, faccio una brevissima citazione, a uno scrittore, Edgar Rice Burroughs, che non vi dice nulla ma è il creatore di Tarzan, quindi Tarzan lo conoscono tutti, che ha scritto un'epopea, John Carter di Marte, in cui questo avventuriero, esattamente come Tarzan, l'uomo avventuriero cade in un pianeta, in una zona inospitale, e ne diventa il re. Arriva su Marte e guarda caso trova degli uomini verdi che combattono contro gli uomini rossi cattivissimi, è del 1912, siamo negli Stati Uniti, ok? Riferimenti casuali, trovano degli uomini neri altezzosi, che si chiamano i primi nati, eccetera, e quello è il primo riferimento letterario che io ho trovato che parla di omini verdi. Quindi secondo me, perché un pianeta rosso abbia gli omini verdi è colpa di Burroughs. Ma veniamo invece a Marte. Marte è nato sostanzialmente come
la Terra, è un pianeta circa la metà della Terra, si è evoluto, i suoi vulcani hanno creato un'atmosfera, forse ha avuto anche un oceano, perché i vulcani emettono al 90% vapor d'acqua e poi anche altri gas, anidride carbonica, eccetera. Però a un certo punto i vulcani di Marte si sono spenti, il pianeta era più piccolo, come vedete nell'animazione, e quindi la sua atmosfera è svaporata nello spazio, la pressione è diminuita, l'acqua è scomparsa, perché più si va a bassa pressione, più l'acqua bolle a temperatura bassa. Marte oggi ha una pressione di 7 millibar e quindi l'acqua può essere soltanto allo stato solido o gassoso, non può essere allo stato liquido sopra i 10 millibar, più o meno. Allora, se Marte è stato così, mentre la Terra poi si evolveva, ha avuto la Pangea, queste cose, così, dove è andata a finire l'acqua di Marte e la vita? Noi oggi sappiamo, ma già dagli anni 70, abbiamo delle immagini, quelle in alto a sinistra e in basso a destra, delle sonde Viking, che sono degli anni 70 della metà, si vedeva la brina all'alba, la brina nelle rocce, nell'immagine a destra e in basso, ma poi anche le altre esplorazioni hanno trovato depositi di ghiaccio nei crateri, diciamo dei ghiacciai, e scavando nel sottosuolo, la sonda Phoenix, mi pare l'anno scorso, ha trovato questo ghiaccio che c'è sotterraneo. In passato Marte mostra di aver avuto in un'età che è la Noachiana, che corrisponde un po' al nostro Archeano sulla Terra, delle strutture, vedete il confronto, sopra c'è Marte, sotto la Terra, sono immagini radar le nostre o fotografiche, ma comunque entrambi da satellite, di aver avuto forse dei fiumi. E la topografia inoltre di Marte mi mostra delle zone di uguale altezza rispetto al raggio medio del pianeta che alcuni hanno creduto essere le coste dell'antico mare marziano, che poi quando i vulcani si sono spenti è evaporato. Quindi di nuovo c'è un confronto Marte-Terra, il polo di Marte e il polo nord terrestre. Negli anni 70 sono stati fatti numerosi esperimenti biologici e questo è un punto a cui ci riallacciamo, ma i risultati sono ambigui, cioè vuol dire che alcuni dicono che sono stati alcuni prova di vita e altri dicono che invece dimostrano che la vita non c'è. C'è stata una meteorite all'inizio degli anni del 2004, mi pare, no, scusate, sì, nel 2004 è venuto fuori l'articolo, è una meteorite raccolta ad Alan Hill, si chiama LH84001, la sigla vuol dire è stato trovato in Antartide ad Alan Hill nell'84 ed è la prima scoperta, in cui oltre a varie sostanze di tipo organico sono state trovate queste strutture che assomigliano, come vedete in basso a destra, ad alcuni batteri e alcuni fossili di batteri terrestri. Allora in alto abbiamo quelli nostrani attuali, in basso quelli trovati in Australia con 800 milioni di anni fa e queste in alto a sinistra sono quelle del meteorite. La grandissima differenza è, come vedete, la scala. Quelli nostri hanno una scala di 10 micron, mentre questi hanno una scala di un decimo di micron, quindi sono sicuramente delle cose strane. A Padova abbiamo anche sviluppato un simulatore di ambienti che simula il pianeta Marte, quindi viene portata la temperatura a 80 gradi sotto zero più con l'azoto liquido, ci sono sei celle in cui il Dipartimento di Microbiologia mette dentro delle spore batteriche terrestri, c'è una lampada ultravioletta che simula il sole di Marte, insomma l'atmosfera marziana, un po' di robe, questo si chiama LISA, Laboratorio Italiano Simulazione Ambienti, e anche qui si stiamo facendo gli esperimenti per vedere quali sono gli agenti che distruggono la vita su Marte. Naturalmente Marte potrebbe aver conservato nel sottosuolo dell'acqua liquida favorevole a delle forme di vita e la conclusione positiva potrebbe essere che tra alcuni anni esperimenti più complessi potrebbero essere fatti su Marte e trovare delle cose interessanti. Ma la domanda con cui ci vogliamo lasciare è un'altra. Come faremo a riconoscere batteri o addirittura degli acidi nucleici completamente diversi dai nostri? Perché i nostri reagenti sono diversi. Per cui c'è chi rafforza questa cosa dicendo che gli esperimenti marziani fatti allora, che verificavano la respirazione, la fotosintesi, eccetera, tutte cose terrestri, hanno dato questi risultati strani. Un positivo in un primo tempo poi diventava negativo, in una sonda in un luogo era positivo, in un altro era negativo e così via, e non sto a descriverveli, proprio perché in realtà ci sono delle forme di vita ma sono completamente diverse e questo è un problema che di fatto va affrontato. Grazie ancora al professor Giuseppe Galletta.